In ospedale per rubare dalle auto in sosta nel parcheggio, ma il piano di un 32enne ravennate con precedenti penali è andato in fumo grazie ad un passante che lo ha notato e ha chiamato le forze dell'ordine. Il ladro aveva preso di mira un furgone e ne aveva mandato in frantumi il finestrino. Dopodiché era stato visto allontanarsi dal testimone che in quel momento stava transitando con la propria auto nella zona. Ricevuta la descrizione del topo d'auto, i carabinieri non hanno impiegato molto per rintracciarlo. Dopo un iniziale tentativo di discolparsi, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Il suo obiettivo, probabilmente, era un registratore di cassa presente ben in vista all'interno del furgone, di proprietà di un commerciante ambulante di Brisighella che si era fermato in ospedale per far visita ad un parente. Per spaccare il vetro dell'abitacolo, il ladro aveva usato un tubo di metallo. Arrestato in flagranza per tentato furto aggravato, il 32enne è già comparso davanti al giudice e ha patteggiato una pena di 8 mesi di reclusione e 70 euro di multa ed è quindi stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.